L'idea è quella di demolire qualche luogo comune. Abbiamo sentito prima delle storie tragiche, ma di persone che forse avevano, pensavano di avere sotto controllo una situazione. Gli elementi che cercherò di portarvi oggi sono quelli che cercano di affrontare diverse situazioni senza più quella convenzione che sia tutto sotto controllo. E quindi l'idea è quella di farvi un po' di confusione, non quella di darvi certezze, ma quella di farvi un po' di confusione, l'obiettivo del mio incontro, come questo omino. Dove ci troviamo? Nella situazione che abbiamo sotto occhio, che cosa abbiamo a disposizione? Che cosa c'è in questo imbuto? E che cosa mi trova poi la persona che si è trovata in quella situazione? L'idea è quella anche di dare un approccio, un puntaglio particolare, in un approccio multidisciplinare all'argomento. Spesso non vengono affrontate questioni di questo tipo, questioni più prettamente chimiche, e questo è un po' il mio contributo nell'affrontare la problematica. Allora, io ho provato a buttare in una tabella delle sostanze che mi sono trovato a vedere nelle tabelle, nelle schede date di sicurezza, nelle produzione locale, perché c'è una saldatura, perché c'è un'attività, perché c'è una lavorazione particolare. Per esempio, in una azienda di yogurt ho trovato uno spray di acqua ossigenata, non me l'aspettavo, eppure l'ho trovato. Oppure dei silos di 10 metri cubi di acido nitrico al 65%, oppure lavaggi con acido percloroacetico. Qualcuno qua in sala so che lo maneggia abbastanza facilmente di frequente. Tante sostanze, la sabbia, che ha anche un nome, si chiama ossido di silicio. Sono tante le sostanze che possiamo trovare in situazioni più disparate, ma la particolarità di queste sostanze è che talvolta non sono asociali, ma tendono ad andare a braccetto, cioè tendono anche a reagire, e quindi mettendole vicine queste sostanze possono avere anche delle reazioni che non sono necessariamente ben definibili e controllabili all'inizio. Cioè, se io metto vicino, per esempio, l'urea a l'idrossido di sodio, la soda caustica, quella che si usava un tempo per fare i saponi, magari questa è una più familiare, non ho grandi problemi, non mi viene ad avere grandi problemi, ma se a quella soda caustica, magari abbastanza concentrata, io metto vicino del trucciolo di zinco, questo mi va creare un'atmosfera di idrogeno. Questa atmosfera di idrogeno che cosa mi fa? Idrogeno mi satura, mi esplode, va in alto, va in basso? Io ho la possibilità, e questa è una matrice la più banale, cioè ci ho pensato una notte un po' insonne e ho buttato giù un elenco di sostanze, ma sicuramente ciascuno di voi potrebbe portare delle sostanze che conosce o non conosce per allungare questo elenco. Questa combinazione l'ho evidenziata, ma quante altre combinazioni potremmo ottenere? È un po' una roulette. Non è necessariamente detto che con gli input di partenza io riesco ad ottenere una chiara e sicura definizione di quali sono i prodotti di reazione. Quindi è importante valutare non solo i punti di partenza, gli ingredienti di questa torta, ma chi ha mai cucinato di voi, ha fatto una torta, sa che anche se prende la farina, le uova, il lievito, talvolta la torta fa brutta figura. Perché? Perché ci sono tante condizioni al contorno
che possono fare in modo che la produzione sia quella che vogliamo, ma anche tutt'altro. No? Di torte piatte, chi di voi ha mai mangiato torte? Successo. Perché nonostante la ricetta fosse chiara, sperimentata, magari non è andata bene, quel giorno c'era il vento strano. Nell'affrontare gli spazi confinati dobbiamo cercare di dividere una serie di argomenti e di andarli a affrontare in maniera separata, altrimenti ci incartiamo. Ma poi dobbiamo anche ricordarci che la persona è unica, quella che è sotto, e che ha, è coinvolta da un po' tutti questi aspetti. Dobbiamo prima di tutto dire c'è ossigeno sulla Terra, perché andiamo sui vari pianeti a vedere prima di tutto se c'è ossigeno? Perché se non c'è ossigeno non se ne parla nemmeno, né di respirare né di misurare. Il famoso grisù, il gas di miniera, monossido di carbonio, veniva rilevato dai minatori con gli uccellini. Se non, l'uccellino moriva anche in assenza di ossigeno, non tanto per la presenza di monossido di carbonio. Quindi, prima di tutto, dobbiamo capire se c'è ossigeno o no. Il rivelatore di gas che noi utilizziamo all'interno del nostro spazio talvolta vanno a fare una combustione. Ma se io non ho ossigeno, che cacchio di combustione mi fa? Non fa combustione, non mi rileva il comburente e quindi mi fa andare tranquillo nel posto, quando invece magari ne è saturo o quanto a maggior ragione abbiamo carenza di ossigeno e non ci riusciamo da quello spazio. Dobbiamo valutare se ci sono condizioni esplosive. Esplosive e incendio sono per me la stessa cosa, sono sempre una reazione molto veloce. L'esplosione è più veloce, l'incendio è più lento. Abbiamo gas, fumi, vapori, polveri, prima si diceva le narici tappate, c'è cioè un'ostruzione meccanica che c'è proprio deve essere tossico o non tossico, anche il silicio, la sabbia che abbiamo visto prima mi rende impossibile respirare, quindi non muoio. Sostanze limpide o solide che perturbate possono improvvisamente riempire l'ambiente e rilasciare gas. Un caso interessantissimo di un deposito di materiali ferrosi, un deposito sotterraneo costruito in materiale ferroso, completamente arrugginito, abbandonato da tempo, però la parete era completamente rivestita da ferro che aveva consumato con una reazione di ossidazione, ma possiamo chiamarla di bruciatura, anche il ferro brucia, e quindi l'atmosfera sotto era anossica, senza ossigeno, perché l'ossigeno si era fissato al ferro. Ma questo magari è avvenuto nel momento in cui io ho aperto e ho innescato la reazione. Ci sono residui? Cosa c'è dentro nei posti dove stiamo lavorando? Magari voluti o non voluti? L'ammoniaca dell'impianto refrigerante che abbiamo sentito poc'anzi non era voluta, non doveva scaricare lì. Ma come mai? Elevate concentrazioni di polvere, temperature esterne, caldo e freddo. Prima di tutto l'ossigeno. Abbiamo visto che c'è nella nostra aria l'ossigeno è circa al 21%, chi più chi meno, alle altezze maggiori diventa più rarefatto, infatti sull'Himalaya si va con respiratore oppure con dei buoni sherpa. Ci sono delle concentrazioni che vanno a variare, ma attenzione, non classifichiamole in maniera inequivocabile, poi lo vediamo quando passiamo al valore soglia per sostanze velenose e inquinanti, perché ci sono delle casi in cui una persona, e prima Luca Noacco ne faceva cenno, che hanno delle ipersensibilità, cioè una persona affetta da anemia si trova in una condizione di 19,5 percentuale di ossigeno, avrà un effetto peggiore di una persona completamente sana che si trova a 21. Cioè ci sono delle particolari condizioni personali che vanno considerate anche nell'idoneità di essere poi
abilitati a fare un'operazione o meno. Via via, se noi andiamo a calare l'ossigeno, è chiaro a tutti che invece di fare uno scambio tra ambiente esterno, aria e tramite i miei polmoni e le mie cellule e i miei polmoni per potermi permettere di fabbricare le proteine, di bruciare, se da una parte c'è carenza, sono io che dono ossigeno all'atmosfera, perché c'è una differenza di potenziale per cui io dono ossigeno all'atmosfera, cioè l'atmosfera fuori mi priva dell'ossigeno che anche avevo all'inizio quando sono entrato. Quindi è molto particolare. La particolarità è anche che io non ho la percezione come lavoratore che mi calo nel posto di quello che sta avvenendo. Ho una percezione di stanchezza che magari potrebbe essere ascrivibile alla notte insonne per il bambino piuttosto che la notte in discoteca, ma non necessariamente al fatto che sono in carenza di ossigeno. Non è un sintomo chiaro come per esempio la puzza di ammoniaca. Quindi è particolarmente insidiosa questo aspetto del nostro valutazione. Noi dobbiamo primariamente valutare la concentrazione di ossigeno. Se arrivo a concentrazioni più basse, sono 17, comincio ad avere asfissia, con una casistica dipendente appunto dal peso, dalla fatica, dalle condizioni lavorative personali. Quando comincio ad essere al 6%, comincio ad avere grossi problemi, perdita di coscienza e anche fino all'arresto cardiaco, alla morte. Ho un livello, però io qui vi invito a prenderlo con le pinze questo livello, non valutatelo come... Ok, siamo a 17,31, è quasi 17,5, possiamo entrare. No, attenzione. Non prendiamoli con leggerezza questi numeri. Quando ho carenza di ossigeno? Ce l'ho perché c'è una reazione chimica o biochimica che me lo consuma. Se ho dell'acqua, si parlava prima di macellerie, quindi materiale organico, fermento scibile. Chi dei presenti lavora nella depurazione sa benissimo che ci sono delle posti dove il materiale organico si va a accumulare e si crea del terreno di cultura, direbbe un biologo. Ci si forma dell'acqua, dei batteri che stanno benissimo, magari anche un po' caldino, stanno lì tranquilli e si riproducono a manetta. Questo mi va a consumare l'ossigeno. Se in una vasca non è un problema, in una vasca di ossidazione dell'impianto di trattamento acqua, perché lì l'ossigeno lo porto, ma se ho un pozzetto che è intasato e mi sta facendo... Io ho un consumo dell'ossigeno localmente che magari mi arriva dall'esterno, ma non è detto che sia sufficiente l'apporto esterno. È stato consumato ma non si riequilibra l'atmosfera dell'aria. Attenzione anche all'accenno prima fatto su quanto una persona può consumare, perché la quantità d'aria, di ossigeno che è necessaria per vivere dipende anche dall'attività che fa uno. Chiaramente se io sono in ufficio seduto consumo un po' di ossigeno, se sto lavorando di piccone e di badile, chiaramente il mio consumo di ossigeno sarà doppia e quindi quella bocca dovrà essere riaperta, quella ventilazione dovrà essere commisurata. Se io saldo dovrò tener conto di questo. E poi anche un fenomeno che possiamo chiamare clessidra, quando la sabbietta qua scende, che potrebbe essere l'argon, potrebbero essere altri gas che normalmente noi utilizziamo come buoni. L'argon ci fa spegnere l'incendio nel database, nel nostro stanza server, perché altrimenti se uso l'acqua mi si bruciano tutti i dati. Quindi uso l'argon, è una cosa positiva, è bene che ci sia. Però in quella zona dove ho estinto il fuoco non ci posso entrare, perché mi ha spostato come in una clessidra mi ha spostato l'aria che c'era dentro, perché è andato giù. E qua dentro non ci sarà aria. Adesso ce la faccio.
qua dentro non ci sarà aria. L'azoto, l'azoto è magnifico, oltre che per fare i gelati, l'azoto liquido è fantastico per fare i gelati, anche tante altre cose in cucina, però mi serve in tante produzioni, mi serve per diminuire le dimensioni di un mozzo da inserire nella ruota del treno, mi serve tante cose, magari anche qualcuno dei presenti li utilizza. Però se mi satura una stanza, io lì non respiro. Se io vado a usare CO2 per, sia per produzione che per estinguere un incendio, lì l'ossigeno potrebbe essere spostato fuori, come in una classifica. Abbiamo anche il caso opposto. Talvolta si genera ossigeno, o magari anche addirittura ozono, ma questa è un'altra cosa. Nella produzione di ozono c'è intermezzo talvolta di ossigeno e posso avere dei grossi problemi, oltre ai problemi di incendio. Cioè l'ossigeno in grandissimo eccesso mi può provocare che diventa comburente quello che comburente non era. È clamoroso il caso del centro iperbarico di Bolzano, dove una persona, sapete che nel centro iperbarico, in questo siluro, si va dentro e a volte si sta fermi, a volte è un po' freddino. Allora una persona aveva pensato di potersi tutelare dal freddo leggero le mani portandosi uno di quei carboncini che si tengono nelle mani e che si brucia piano piano e quindi si tiene in mano. Questo l'ha portato però in un'atmosfera ricchissima di ossigeno e purtroppo ci hanno rimesso le penne parecchie persone, perché quello che era una reazione normale, controllata all'esterno, in un'atmosfera particolare, come quella carica di ossigeno, è diventato esplosivo e quindi ha fatto il botto. E tra l'altro in una condizione dove non si poteva aprire immediatamente per far uscire le persone, perché c'era bisogno di un gradiente di pressione. La reazione, l'incendio, l'esplosione, sono delle reazioni chimiche. Ci vogliono gli ingredienti, ci vuole un'energia di attivazione, che potrebbe essere l'innesco, ma anche sono importanti la stechiometria, perché il nitrotoluene non è il tritolo, perché ha solo un gruppo nitrile, invece il trinitrotoluene viene usato nelle cave, perché ha tre gruppi di azoto, di NO2, e quindi ha la possibilità di sviluppare molto più gas a parità di peso, o quasi. Quindi c'è bisogno di una stechiometria che bisogna valutare prima. E poi c'è anche la questione cinetica. La velocità del ferro di bruciare non è quella dell'idrogeno. E quindi devo tenerla in considerazione. C'è da fare una considerazione di quella. Ho aggiunto abbastanza complessità o ne vogliamo un po'? No, basta. Andiamo avanti allora. E sono quello che in altri termini, questi sono termini che magari trovate più congeniali, li avete già visti. Cioè la combustione, do un comburente, un combustibile, ho l'innesco. Però sono la stessa cosa. Ci vogliono i reattivi, magari anche in concentrazioni adeguate a effettuare la reazione. Quindi se io ho tanta aria e poco gas, non è un grosso problema. Se io ho tantissimo gas e poca aria, non va bene, non è un problema, perché deve essere, chiamiamolo, deve esserci un matrimonio e deve esserci una buona percentuale di uno e dell'altro. Quindi qua non ho problemi, come qua, ho tutto combustibile, ho visto forare i tubi di metallo, di metano con una fresa meccanica, però la mia atmosfera è tutta di metano, quindi non c'è problema. Diventa problema quando siamo invece a metà, cioè quando in quella camera sta entrando aria e facciamo una buona proporzione, magari quella giusta proporzione stichiometrica, che mi permette di accendere, magari lì che c'è anche la fresa mi fa anche la scintilla per cui mi innesca l'incendio o l'esplosione. È interessante, ieri ho visto i 5 autobus all'idrogeno
del trasporto pubblico Bolzanina e hanno 35 kg di idrogeno sul tetto. Riecheggiava un po' lo spettro dello Zeppelin, vi ricordate lo Zeppelin, la mongolfiera, idrogeno. Poi ho scoperto che l'idrogeno è meno, cioè ci vuole una temperatura più alta di innescarlo del metano, quindi dovremmo essere più preoccupati del metano che abbiamo in tutte le case o anche nelle auto rispetto all'idrogeno. Valutiamo, no? Valutiamo in base alle informazioni, andiamo a fondo. Abbiamo dei gas e dobbiamo valutare la loro tossicità, il loro effetto benefico su di noi. Da cosa dipende? Dal nome e cognome dell'agente chimico. Con una battuta vi dico, l'agente chimico non pensate che sia un carabiniere col calice, è una sostanza che trovo lì e spesso devo capire qual è il cognome e nome di questa sostanza. Finché non capisco qual è il cognome e nome non riesco a capire che cosa mi andrà a fare, men che meno le combinazioni. L'arsenico, AS, quanto ne ho? L'arsenico è presente nelle nostre acque potabili. Una legge, un decreto europeo ha detto che se è 10 mg al litro può anche andare bene. Di più comincia a far malino. Però se io lo prendo in pastiglie, o meglio, se mia moglie lo prende in pastiglie e me lo mette nella minestra la sera, io la mattina non mi sveglio. Perché è un veleno potente usato da parecchie, in parecchie morti anomale. Cioè, però c'è un'acqua potabile. Cioè, quanto ne ho è fondamentale. La dose che mi viene somministrata in una giornata, come i farmaci, è fondamentale alla fine di capire quanto ho. Allora noi dobbiamo andare a vedere cosa e quanto. Qua ho riportato, tanto per la cronaca, due molecoline molto semplici. Una è l'urea, che si usa nell'agricoltura ed è sempre un carbonio, un ossigeno e due NH2 e dall'altra parte è il fosgene, non so se avete mai sentito il fosgene, è un'arma chimica. Saddam era stato preso di mira proprio perché aveva degli impianti di produzione di ammoniaca che nella ultima parte potevano essere facilmente distolti invece di attaccare due azoti e attaccare dei clori, o forse era semplicemente del produzione di fertilizzante, ma questo non lo so. Ovviamente questo ha una certa tossicità e va maneggiato così, l'altro lo posso ottenere in mano, lo posso buttare nel mio orto, nella mia campagna. Sono sostanze che hanno non solo la concentrazione ma anche delle tossicità differenti. L'ossido carbonio, cominciamo a chiamarli per nome, ma non possiamo chiamarli tutti per nome perché sennò staremo qua due settimane. Monossido di carbonio ha 220 volte l'affinità, una velocità di reazione con la nostra emoglobina, si ferma al ferro e non si stacca più. Devo andare nella camera iperbarica sperando che il signore non si porti il carboncino e stare lì una settimana perché questo monossido di carbonio si stacchi dalla mia emoglobina e mi ripermetta di avere il solito ciclo normale di ossigenazione. Anidride carbonica mi toglie l'ossigeno, di per sé non è tossica ma mi toglie l'ossigeno. Idrogeno solforato, anche chiamato come acido solfidrico per gli amici. Ha una particolarità l'acido solfidrico, viene prodotto per sintesi biosintetica, cioè i batteri si mettono e producono l'acido solfidrico quando si degradano altre sostanze. Questa è infida, ma dopo lo vediamo perché. Acido cianidrico in alcuni processi industriali, anche legato talvolta alle colle e alle resine, si va a produrre toxgene, che si produca di proposito è proprio raro, però durante la combustione in presenza di cloro, quindi anche sale, è possibile che si vada a produrre il fosgeno, perché dirsi. Sì. Ammoniaca, il caso di prima è eclatante, cioè noi abbiamo tante mele qua in Trentino e tanti impianti di refrigerazione per tenere le mele a temperatura giusta, l'impianto di refrigerazione prevalentemente è fatto da ammoniaca, adesso si sta anche riprendendo l'ammoniaca per tralasciare i CFC che hanno problematiche referenti all'ozono. Anidride acrilica, questo è un caso molto particolare, però l'ossido di azoto. L'ossido di azoto sono acidi di combustione, recentemente, da un paio d'anni, hanno abbassato di 7 volte il limite, cioè hanno detto che è 7 volte più tossico di prima la CGH. Ci sono delle sostanze che vanno tenute in considerazione. Quanto più no? Bene, i limiti, abbiamo dei limiti
che vanno tenute in considerazione, delle concentrazioni che mi vanno sopra le quali comincio ad avere delle problematiche. Ma la definizione è molto attenta, è molto puntuale, dice si presume che non si abbiano effetti sopra la quale si va ad esporsi, però non va a prendere a contemplare tutta la totalità di non effetto. Quella valutazione del non effetto è data dai recenti studi per il REACH e il CLP, dove si va a classificare le sostanze col DNEL, cioè le dosi di non effetto, cioè si va a prendere ancora a monte e dice non avrò effetto se, e queste sono concentrazioni che vanno a essere prese in considerazione prima ancora e o insieme al TLV TVA. Mi dicono di stringere, dico due cose, ci sono delle possibilità di calcolare quanta aria, quanta atmosfera mi genera quella quantità di sostanze che ho lì, ma sono molto complessi, cioè devo andare a considerare la tensione di vapore, ci sono delle variabili molto, molto importanti, anche la capacità di assorbire la sostanza sulle pareti. Attenzione, talvolta è più importante l'area di sviluppo che la quantità, potrei avere delle tonnellate ma avere solo un filettino di esposizione, quindi area a contatto con l'atmosfera molto bassa, quindi la concentrazione che mi sviluppa è molto bassa. Questo servirà poi nella valutazione, la mia concentrazione si può diluire con immissione d'aria pulita e asportazione di sostanza che mi va a fare del problema. Posso fare tutte le algoritmi possibili, ipotesi, però quello che poi taglia la testa al toro è la determinazione analitica. Non posso pensare di prevedere in maniera assolutamente rigorosa la complessità che ho cercato di illustrare precedentemente. E sensibilità sono differenti. Se voglio andare a cercare tartufi, non vado con questo naso, ma vado a cercarlo con questo. E le persone anche hanno, oltre che tollerabilità agli inquinanti diversi, sensibilità agli odori diversi. Quindi attenzione, qua passiamo via dritto. Questo è chiave, rubo ancora due minuti. L'ammoniaca mi spaventa meno dell'acido solfidrico, perché il suo TLV è 35, cioè la soglia al sopra della quale mi comincia a fare problemi di salute, è 35 ppm, particelle per milione. Mentre l'acido solfidrico è 5, cioè è più tossico, 7 volte più tossico. Ma comincio a sentire l'ammoniaca già quando sono a 300 ppm, mentre l'acido solfidrico, non so come abbiamo fatto a darmi sto dato, lo ho 0,3. Cioè quando sono già sotto di gran lunga della mia soglia olfattiva. Cioè la soglia olfattiva è più pericolosa, quindi vengo ad avere l'esposizione quando io non ho ancora percepito l'odore dell'acido solfidrico. Ed è per questo che noi abbiamo avuto dei morti. Ci sono dei marchingegni che poi magari giù in fondo alla sala ci potrete anche illustrare, ma che hanno la capacità di amplificare il nostro naso per permetterci di sentire cose che non si sentono. Scusate se ho... ma avevo uno spazio confinato di tempo per dirvi tante cose e quindi ho cercato di comprimere tutto, ma eventualmente poi...